Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Prima domanda, la più semplice, probabilmente, o forse la più complessa, soprattutto vedendo la tua giovane età. Chi è Francesco? Allora, chi è Francesco? Francesco è un ragazzo artista. Diciamo che mi sono sempre messo in gioco nell'arte, nel mondo dell'arte, soprattutto nel mondo della musica. E io ho fatto un percorso che, per fortuna, ha fatto incontrare me e Patrizia quest'anno. Stiamo facendo, diciamo, un percorso step by step, diciamo, come fare degli scalini e andare avanti in questo percorso. Noi la chiamiamo l'autostrada verso i nostri obiettivi. E io mi sono sempre, diciamo, messo in gioco nel mondo musicale, e con Patrizia stiamo lavorando giorno per giorno a migliorarci, ovviamente, perché c'è sempre da lavorare, a anche divertirci, ovviamente non si può fare nulla con la non voglia, io la chiamo, quindi ogni volta che vedo Patrizia facciamo le nostre lezioni, facciamo quei 30 minuti di, diciamo, di consapevolezza, di parliamo sugli obiettivi, sulla consapevolezza dell'artista in sé, quindi sulla mia persona, sull'anima dell'artista, diciamo, della musica. E secondo io vorrei sviscerare un pochettino, perché in questo lavoro stai preparando sicuramente un progetto, che è un progetto sicuramente interessante, ma soprattutto con degli insegnanti che ti permettono di lavorare al meglio. Certo, da poco abbiamo iniziato a mettere mano su un paio di canzoni, abbiamo iniziato a fare delle demo, diciamo, delle prove, vedere come funzionava la canzone, se funzionava la canzone in un modo o nell'altro. Ovviamente sono tutti step che si fanno quando si compone. Ho avuto l'occasione e anche il piacere di lavorare con persone importanti qui in studio e che mi hanno dato consigli fondamentalissimi, cioè ci sono state occasioni di confronto con altri artisti e occasioni di confronto con persone che lavorano proprio nel mondo musicale e nel mondo dello spettacolo. E pian piano abbiamo iniziato, come ho detto prima, a fare delle prove. La canzone a cui stiamo lavorando è una canzone molto, ma molto personale dal mio punto di vista, ma che allo stesso tempo io e Patrizia abbiamo lavorato molto a lungo, e soprattutto perché è una canzone, a parer mio, molto densa di messaggi, di frasi importanti che vorrei far arrivare alle persone, soprattutto in questo momento di crisi, diciamo. E mi piacerebbe, diciamo, come ultimo obiettivo, a far arrivare la mia musica per dare un messaggio importante. E nascono, secondo te, visto che sei giovane, comunque nascono prima le parole, nasce la musica, oppure in questo caso nascono entrambe insieme? Allora, va da canzone a canzone, secondo me. Io, col mio modestissimo parere, alcune volte possono nascere prima le parole, prima anche una necessità di esprimere, visto che ormai siamo in un mondo di maschere e non riusciamo più ad esprimere la nostra verità. E abbiamo, diciamo, questo limite dove, se riusciamo ad esprimerci, alcune volte lo facciamo anche male. E molte volte nasce la melodia, ma nasce la necessità di trovare quella melodia che ti avvolge, che riesca ad esprimere il tuo stato d'animo, diciamo. E in questo caso è nato prima il messaggio,
poi tutto il resto. Con Patrizio ho lavorato prima, diciamo, al messaggio, al testo e successivamente alla musica, alla melodia, all'armonia che sta dietro alla canzone. E qual è il primo consiglio che a questo punto dici? Quello è il primo consiglio che mi è stato dato quando sei entrato nel gruppo. E il primo consiglio che poi adesso pensi che ti porterai dietro? Guarda, io prima di incontrare Patrizia, vivevo la musica, in un modo diverso, nel senso c'era molto, molto stress, molta ansia dietro ad ogni, passo che facevo, dietro ogni passaggio, dietro ogni lavoro che facevo. Il primo consiglio che mi ricordo che mi ha dato Patrizia, che non scorderò mai, è sicuramente di vivere. Più tranquillo, più leggero, essere quasi un'onda nell'oceano che ti fa galleggiare e niente pressioni, zero pressioni. Diciamo che è il mantra di me e Patrizia quando lavoriamo insieme, quando magari c'è qualcosa di difficile che magari al primo colpo non si riesce ad arrivare, ma al secondo con questo mantra riusciamo sempre ad acchiappare l'obiettivo. E invece l'emozione che hai provato, la sensazione che hai provato quando hai inciso comunque il primo demo della canzone che andrei a poi lavorare, che sensazione hai provato? Beh, poi ascoltandolo e facendolo ascoltare. Allora, sarò molto sincero e molto vero. Allora, la prima sensazione, proprio la prima incisione, ero abbastanza nervoso, ma con un sentimento, diciamo, quasi positivo, nel senso che avevo voglia di fare, ho tuttora voglia di fare, e non vedevo l'ora di incidere la canzone, incidere il primo demo per poi farla ascoltare a tutti, diciamo, tutti quelli che erano in studio, vedere la canzone come girava, come funzionava, se poteva funzionare meglio. E infatti poi successivamente, dopo aver ascoltato la canzone, eravamo tutti molto contenti del risultato e quindi abbiamo deciso di portarla avanti come step poi nel secondo step di lavoro di una canzone, vedere se funziona più con una melodia diversa o con quella originale o andare avanti, cambiare le solite piccolezze che ci sono in una canzone che si possono cambiare. Invece musicalmente, come ti rappresenti? Perché veramente si rappresenta un cantante, dice quello fa trap, quello fa rock, quello fa legge. In realtà poi un pochettino, secondo te, ti sapresti rappresentare su questo genere, visto che ormai diamo tutte etichette? Allora, visto che diamo tutte etichette, sì, io sono nato prima con un genere molto, ma molto diverso, molto, molto del rap, essendo giovane abbastanza, sono nato così. Però mi sono subito, immerso in nuovi generi perché non mi rappresentavano. Il genere che attualmente mi rappresenta e secondo me è il mio genere, è il pop R&B, con i grandi artisti a cui io mi palese, diciamo, come Shawn Mendes, Bruno Mars, Usher, Ne-Yo, Justin Bieber, quei grandi nomi lì, diciamo. E invece c'è qualche artista in cui hai iniziato a sentire e ti ha detto la passione, ti dice mi piace anche a me cantare, c'è cioè un artista che ti ispira o che ha dato la possibilità, anche mentalmente ti ha fatto crescere. Allora, mentalmente che mi ha fatto crescere e che allo stesso tempo mi ha detto, cavolo, questa è una cosa bella che voglio fare anch'io, è stato Jovanotti qui in Italia. E lui per me è l'artista numero uno qui in Italia con cui mi ha accompagnato durante l'infanzia e l'adolescenza. E poi ovviamente approcciandomi al mondo musicale ho iniziato a cercare generi diversi, artisti diversi, sound diversi, però per essere sincero, Jovanotti è stato il primo di tutti. E noi intanto ringraziamo la Pulsart, Certo, perché ovviamente. comunque ci fa piacere conoscere tanti giovani come te,
una domanda, Patrizia, come insegnante, com'è? È che severa. No, no, non è severa, nel senso Patrizia credo sia una donna meravigliosa, mi ha aiutato dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista personale, perché diciamo che vanno in pari passo, nel senso quando si cresce a livello personale, si cresce a livello artistico e viceversa. Quindi Patrizia mi ha aiutato veramente, ma veramente tanto, e non è assolutamente severa, sa quando può spingermi a fare meglio e sa quando, forse magari quando mi becco la giornata, no, sa quando tranquillizzarmi e tenermi, diciamo, a bada come artista. E sei pronto per cantare dal vivo? Allora, pronto, sono nato pronto. E ovviamente, come ho detto prima, c'è sempre da imparare. Con Patrizia sto facendo questo percorso per cantare dal vivo, comunque per cantare, per migliorarmi sempre. E ovviamente, se fra un anno mi dovessi mai ribeccare, ti dirò sempre la stessa risposta. Ci sarà sempre da imparare, non esiste la parola perfezione per me, perché si può migliorare anche quella. A questo punto, progetti futuri? Allora, progetti futuri, ovviamente dopo questa canzone con cui sto lavorando, e sicuramente videoclip, sicuramente progetti sempre più importanti, e spero di andare avanti nel mio percorso musicale. E sicuramente ci saranno, dopo ogni canzone, videoclip, e si vedrà poi per un eventuale progetto più grosso con la Plus Arte, e vedremo cosa si potrà fare, cosa potremo fare, e l'obiettivo finale me l'ha ricordato una mia cara persona di famiglia, di arrivare sempre a tutti e cercare di dare un messaggio alle persone, dove in questo mondo stiamo vivendo in un mondo di maschere dove non riusciamo più ad esprimerci. Quindi vorrei essere uno strumento, diciamo, per gli altri, e fargli esprimere me meglio, sicuramente in prima persona, ma esprimere anche le emozioni che altri non riescono ad esprimere. E questo è l'obiettivo finale, cercare di portare un po' di luce, un po' di veri sentimenti nel mondo. Un messaggio che daresti ai tuoi compagni di viaggio in questa avventura che si chiama La Vita, che cosa gli diresti? Allora, un messaggio che mi ripeto spesso è mai mollare. Non esiste sogno, non esiste obiettivo che non si possa raggiungere o che non si possa realizzare. E anche quando, diciamo, il vento non va dalla tua parte, mai mollare, mai perdere la presa e andare avanti, quasi intestardirsi, perché il lavoro, saper restare costanti sul percorso ripagherà sempre. Benissimo, noi ti ringraziamo per la Figurati. bella chiacchierata. Certo, io ringrazio voi, ringrazio Emiliano, ringrazio Patrizia, ringrazio la Plus Art, e saluto tutti quelli che ci stanno guardando. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.